Massimo Vellano, è più il rammarico per la sconfitta o la soddisfazione per quella che è probabilmente la miglior partita della stagione del Club Italia? In questo momento è più il rammarico per la sconfitta. Io credo che questa partita vada al pari con quella con Busto in casa e anche con i primi due set di Novara, perché secondo me in queste situazioni diverse, con squadre diverse, però abbiamo comunque offerto degli ottimi spunti. Di tutta questa partita, questa è quella dove abbiamo commesso meno errori diretti, dove però purtroppo ancora ci è mancato qualcosa nella correlazione tra ricezione meno e attacco. E sapevamo che loro hanno due battitori in salto estremamente importanti e lì con la palla staccata da rete abbiamo fatto troppa fatica a far cambio palla. Poi dopo per il resto credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Hai ritrovato a pieno regime la coppia di centrali e si è vista la differenza? Sì, ma con Busto Marina mancava, ma avevamo giocato bene lo stesso, a Novara lo stesso, per cui credo che non è un problema tanto di giocatori. È chiaro che noi siamo contenti di avere tutte le ragazze e già vederle tutte 14 stasera la partita era quasi commovente, anche se Elena non è ancora a disposizione, però insomma è una sensazione che quest'anno non abbiamo mai avuto. Però comunque, ora, al di là di questo, ripeto, rimane la bella cifra tecnica, rimane un grande rammarico per il primo set, perché secondo me è lì dove loro erano ancora un po' frastornati, un po' fallosi e dovevamo approfittare di quel set lì. Poi il quarto è stato punto a punto e nel punto a punto la classe di un paio di attaccanti loro poi alla fine purtroppo in questo momento ha fatto la differenza, però ci teniamo una bella prestazione, andiamo avanti. Però 16-8 nel primo set, 17-11 nel quarto set, manca sempre qualcosa poi quando la squadra scappa via. È quello che dicevo prima, se andate a vedere quante volte hanno battuto i due battitori in salto, poi vedete che la differenza purtroppo è nata solo da quelle situazioni lì. Poi c'è stato qualche break sporadico con la centrale polacca, una volta con Caterina Bosetti, però sono robe estemporanee. Invece contro questi battitori era successo già a Bergamo la settimana scorsa con Mingardi, facciamo un po' fatica ancora. Quindi ora dobbiamo continuare, ci stiamo lavorando tanto. A tratti è andata bene, però sempre nella seconda parte del set, dove la palla pesa un po' di più, lì facciamo ancora fatica. Quanto manca, soprattutto dal punto di vista emotivo, la vittoria a questa squadra? Ma ti manca in termini di sicurezza, poi quando vai a giocare i punti importanti, gli ultimi punti, un po' ti manca sotto quell'aspetto. Però, insomma, io credo che noi dobbiamo concentrarci soprattutto su quello che manca da un punto di vista tecnico e tattico, dobbiamo lavorare lì. Poi dopo questa situazione l'avevamo vissuta l'anno scorso dopo l'infortunio di Terry e Bombu, dove abbiamo fatto 9 sconfitte a fila e poi dopo altrettante vittorie e siamo passati dal decimo posto che avevamo fino al sesto posto. Poi abbiamo fatto scelte diverse da un punto di vista di strategia, però comunque abbiamo fatto un girone di ritorno molto importante. Con le ragazze bisogna avere pazienza sotto questo punto di vista e continuare a insistere sulle cose che ancora riescono poco e stabilizzare i punti di forza che abbiamo. Grazie.